Bella a tutti ragazzi, lo Xyuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Oggi ho creato un deck che secondo me è interessantissimo da utilizzare per scalare tra i 5200 e i 5006. L'ho battezzato Crazy Ram Rider. Che cosa vuol dire? Che utilizza come truppe di attacco principale le ariete da battaglia e lo Grider. Il tutto sostenuto dalle guardie e dal cavaliere come difesa un pochettino più avanzata e mago di fuoco e bombarolo come difesa arretrata. Chiudono il deck due spell, la fireball e il tronco. Andiamo a vederlo in arena contro GMC degli Always Active. Ovviamente ragazzi, mi raccomando, se vi piacciono i miei video di Clash Royale, un bel pollicione in su, non dimenticatevelo ragazzi, ci tengo, un bel like e se volete anche un commento, dai perché il suo attacco è interessante. Noi cerchiamo di andare semplicemente a deviarlo, perdiamo purtroppo il nostro povero bombarolo, ma abbiamo anche un tris di guardie che può andare sul suo cavaliere. Vediamo quanto la torre ci riesce ad aiutare. Ha locato solamente uno dei due goblin e quindi la situazione si potrebbe un attimo scomodare per noi. Una strega. Andiamo a palafocare questa strega. Intanto l'ariete da battaglia riesce a impattare sulla torre. Spostiamo un attimo l'attenzione dei due barbari dagli scheletrini alla torre. Giochiamolo molto largo il bombarolo. Peccato che la strega non viene loccata. Andiamo ugualmente a toglierla. 1600 la mia torre in basso a destra, 1736 la sua in alto a destra. Attenzione perché parte con il mega spam di truppe. La capanna goblin. Peccato per questo mago che se ne andrà. Non riusciremo a counterarlo, ma l'importante è che è riuscito a dare anche una hit alla torre molto fortuita. Lasciamo andare. Ci pensa la mia torre. E adesso ci mettiamo davanti un bel cavaliere per evitare qualsiasi problema. Altissime le guardie. E si riparte con lo Grider. Addirittura una zappata. Bello il suo attacco nuovo. Bombarolo che potrebbe darmi una mano. Lui non può giocarsi una fireball sul mio bombarolo. Ed infatti noi riusciamo ad entrare e ad atterrare la sua prima torre. Molto bene. Qua sono pronto alla ripartenza. Vorrei sfruttare ancora un attimino. L'attacco del bombarolo dovrebbe counterarmi con un edificio ed infatti lo gioca in una maniera abbastanza discutibile. Attenzione. Gli abbiamo bruciato la capanna. Stregone. Altissime di nuovo le guardie. Bombarolo dall'altra parte. Vediamo dove gioca la fireball. Gioca una zappa, attenzione. Partiamo. Lui va a counterare una fireball in predict. Boom! Non so se abbia giocato qualcosa, ma è stata devastante. E questo è un attacco veramente cattivissimo che gli potrebbe anche bruciare la strega insieme alla torre. Boom! Giù la tower! Nice. Tronco! Andiamo a pulire. Bombarolo da una parte, stregone dall'altra. Guardie altissime. Ci siamo con la doppietta. Let's go! Andiamo! E la prima è andata. Nice. Sta girando. Andiamo avanti, vediamolo ancora. Vediamo come gira. Ci guadagniamo intanto qualche corona e qualche moneta. Ivan dei Mixaholic, non saprei pronunciarlo. Bombarolo di nuovo per noi. Arciere pirotecnico. Possiamo tranquillamente ciclare un tronco, non ho altro da giocare adesso. Stregone anche per lui. Idea intelligente, quella di andare con le frecce che non sembrano essere maxate. E qua l'attacco è veramente potentissimo, ragazzi. Mamma mia, l'abbiamo distrutto. Andiamo a spostare il suo peccone. Cerchiamo di counterarlo. Ok, benissimo. Ci è costato veramente poco difendere il suo peccone. Vediamo una ripartenza. Bombarolo ancora alive. Vediamo se si è arreso.
Sembra di sì, e quindi possiamo tranquillamente partire anche con un nostro Grider. Let's go! Una Fireball. Vediamo se va su entrambe le torri. Insieme allo Grider, 6,84. Og che sta cercando in tutti i casi di andare a distruggere. Io purtroppo non ho la possibilità di giocare altre truppe se non il mio stregone. Vediamo se almeno una hit la tira e gli tira giù la torre. Giù la prima torre. Ne manca solamente una. Vorrei essere un pochettino più veloce, però non ho truppe rapide. Questo l'abbiamo addirittura fatto qui tazzare. Andiamo, andiamo, andiamo con l'ariete. E chiudiamo anche il secondo match. Let's go! Andiamo, 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 andiamo! Boom! Ariete da battaglia distruttiva, ma diciamo che la combo di prima è stata veramente devastante. Pronti per il terzo game? Io, raga, mi raccomando, i vostri commenti qua sotto. Io li aspetto. Ditemi come vi sembra il deck di oggi. Ci tengo a leggere le vostre opinioni. Non regaliamo mai Elisir all'avversario. Quindi apriamo con un bombarolo. Potrebbe pallafocarmelo tranquillamente. Attenzione, non fa nulla. Spirito del ghiaccio. Io parto intanto. Ok, una Tesla. Vediamo se il bombarolo riesce almeno... Sì, dai, qua dovrebbe pensarci poi la torre. Addirittura gli fa malissimo. Quindi molto bene. Leviamo un attimo l'arciere pirotecnico. Ah, peccato, qui avrei potuto... Ok, interessante sapere che lui ha anche gli scheletrini e il... Vabbè, lo spirito del ghiaccio già lo sapevamo. Attenzione, perché dovrebbe counterarle queste guardie. Infatti è obbligato a counterarle. Partiamo con un attacco abbastanza rapido. Lui ha nuovamente la Tesla pronta. Vediamo se la gioca per darmi la possibilità. Molto bravo qui, eh. La giocata nel modo più intelligente. I due barbari riescono a togliergliela. Valchirione ancora. Proviamo con lo stregone. Grider di nuovo. Pronto il tronco. Metti gli scheletrini. Non mette nulla. Arciere pirotecnico per lo Grider. Non mi sembra una grande mossa. Attenzione. Ha rischiato di tirare anche un'altra hit. E lo stregone che invece tira due palle di fuoco devastanti. Eccolo qua il suo Grider. Andiamo a counterare un attimino il piro. Cavaliere che dovrebbe tornare indietro molto bene. Pronto l'ariete da battaglia. Vorrei far passare un attimo il cavaliere e gli mettiamo dietro l'ariete. Verrà loccato lui, verrà loccato. Ariete andrà a impattare sulla Tesla. Invece no, gioca il tronco. Bravo. Interessante, ma forse non intelligente. Let's go! Spostiamo un attimo la Valchiria, perfetto. Il bombarolo. Lo mettiamo ancora in difesa. Vorrei che lo Grider non tirasse neanche una hit, cosa che sembra riuscire. E poi ripartiamo a destra con il nostro Grider. Che lui decide ugualmente di counterare con la Tesla. È vero, la rete da battaglia, mi sono dimenticato. Non l'ho giocato molto bene perché appena impatta su una struttura sparisce, quindi ci sta. Cavaliere di nuovo e dietro la torre invece il nostro mago di fuoco. Attenzione, 24 secondi di pura difesa. Anche se in realtà io spingerei. Continuerei a spingere. Devo obbligarlo a spendere Elisir. Attenzione allo Grider che arriva. Deve arrivare, non può non... Eccolo qui che arriva. Let's go! Ed è una tripletta! Let's go! Insomma, ragazzi, questo deck, secondo me, funziona alla grande. Io spero che vi siate divertiti anche oggi con il nuovo video di Clash Royale. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo o in live sulla piattaforma Viola, oppure al prossimo video. Ciao!